Primo consiglio comunale dopo il varo della nuova giunta e dopo la bufera parlamentare PD 2012, stamani a non essere inferiore, riflettori puntati sulle new entry, ben tre, ma anche sugli ormai ex consiglieri del PD, Antonio Iannello ed Enrico Esposito, che hanno annunciato la loro decisione di dichiararsi indipendenti e di aderire al gruppo misto. Questo è il sigillo di una transumanza che c'è stata dai banchi dell'opposizione in maggioranza. Io ho fatto una scelta politica. Non personale, come qualcuno la voleva licenziare. Politica perché mi si allineai, uso questo termine militare, non condividendo la scelta che la maggioranza del partito aveva fatto, suggerita e sollecitata dalla federazione provinciale di lasciare i banchi della minoranza e dell'opposizione e aderire a questa maggioranza. Una maggioranza che in questi anni ha soltanto mistificato il lavoro degli 8 anni dell'amministrazione precedente, trovandone solo i difetti, solo i debiti, ma senza considerare i 140 milioni di euro di investimento per opere pubbliche che hanno lasciato a questa città residui di mutui con i quali si stanno facendo le attuali manutenzioni e ha lasciato a questa città un patrimonio immobiliare, Teatro Diana, Palazzetto dello Sport, Cittadella Giudiziaria e tante altre cose, la caserma dei Carabinieri di Via Correale con la quale l'amministrazione si fregia di tagliare i nastri. Noi non ci siamo, lavoreremo per essere riferimento di un'area che non vuole normalizzare la politica in questa città, che non vuole far sì che la politica sia tutto omologata all'attuale sindaco e all'amministrazione, sindaco che ha lavorato negli anni fra il cucire e lo scucire, cominciando dal 2012, perché il sottoscritto... Non fu lei a mettersi di traverso? No, assolutamente no, e gliel'ho detto oggi in Consiglio Comunale, io ho lavorato mettendo da parte aspirazioni, ma per un progetto che potesse controbattersi alla destra di allora in questa città. Non fui io a non presentarmi all'ultimo appuntamento, non fui io a non volere quell'accordo e mi rammarico di aver lavorato 2 mesi a nulla, perché si prevalse la strategia, la tattica sull'interesse della città. Questo è. Noi lavoreremo. Ha detto di nuovo Torquato è diventato il leader del PD, deve farsi solo la testa. Di fatto è così, la si fa o non si fa la testa, non è questo il problema. D'altronde altri consiglieri comunali che si dichiarano civici hanno fatto e hanno indotto amici a fare le tessere del Partito Democratico, non è questo il problema. La verità è che va detta, è che un uomo di destra come Torquato è diventato leader del Partito Democratico di Nocera Inferiore e della coalizione politica e non più civica di centrosinistra. Qua forse è l'unica civica è rimasta alla Pentone, il resto sono tutti soggetti politici. Va detto chiaro questo progetto alla città e sabato, io ho sentito anche una sua intervista, si è giustamente ricandidato con l'appoggio del Partito Democratico e chi ha... casomai ha accolto l'invito a essere in maggioranza, ma insomma non molto convinto, e che non ha il coraggio di dirlo francamente e rischia di parlare davanti ai marciapiedi, davanti ai bar. Io per dire che la mia scelta era politica e non personale ho dovuto estorcere la parola al Presidente del Consiglio stamattina. Hanno fatto il loro ingresso nell'emiciclo Stefano Capaldo, che subentra al neo assessore Federico Piccolo, e l'ex assessore alle politiche sociali Dario Capaldo, che prende il posto della neo delegata alla mobilità e dai trasporti Rita Pisanzio. Una nuova entrata si è registrata anche tra i banchi della minoranza dopo l'uscita di scena del dimissionario Giovanni Grimaldi, ha conquistato lo scranno il primo dei non eletti Antonio Cuomo. Ha deciso invece di aderire alla lista Torquato sindaco l'ex esponente della minoranza Antonio Franza, che nei giorni scorsi aveva invece annunciato l'adesione al gruppo misto. In aula è arrivata anche la replica del sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato agli ex PD Iannello ed Esposito. Io vorrei chiedere a chi ci ascolta, ma voi vi ricordate il segretario provinciale, dovrebbe ricordarlo pure Iannello, del Partito Democratico, quello stesso di oggi, salì sul palco ad abbracciarmi alla chiusura della campagna elettorale del 2011, ma ricordano quando dettero indicazioni di voto a mio favore ancora nel 2012, ricordano le trattative che erano in corso per l'alleanza, ricordano, l'ho detto prima, quello che hanno detto non più tardi 15 giorni fa, prima della vicenda dei giornali. E poi se uno poi resetta la memoria e vuole trasferire un'altra verità è un problema di chi lo fa. Credo che, ripeto, io non sono il leader del PD, ho chiesto una condivisione politica di un percorso che reputo importante,
Non esistono più nelle città medie le coalizioni solo civiche, sono destinate a franare. Noi abbiamo assolto una funzione storicamente, io credo, fondamentale per questa città, di cesura di alcune vicende, di risanamento finanziario, di chiusura di partite drammatiche. L'abbiamo di fatto ripulita tra mille difficoltà, l'abbiamo riorganizzata, abbiamo avviato i prepensionamenti, risanato le casse, fatto alcune opere pubbliche anche in completamento. Non pensiamo che la storia abbia cesure, tutto il bene prima di una storia e tutto il male dopo quella data. Pensiamo di essere una amministrazione che ha lavorato molto e abbiamo deciso di prendere una posizione politica mantenendo l'appartenenza civica da parte mia e da parte del gruppo consigliare di riferimento, che ripeto è il gruppo più forte in questo consiglio comunale. Poi ci sono le aree politiche centriste che c'erano già nelle precedenti elezioni, l'area riformista socialista che c'era già nelle precedenti elezioni, già nella mia coalizione, e oggi anche il Partito Democratico. Mai dire mai è rivolto anche agli Agnello ed Esposito, vista della prossima campagna elettorale. Io ho detto una cosa, ho detto la cosa che mi fa un po' tristezza è che è un po' come la storia del montone, il mucchio selvaggio. No? Mi pare che tutte le motivazioni che ho sentito oggi da parte di Agnello ed Esposito Grassi siano motivazioni di risentimenti, ma dove di amministrativo e di politico non c'è nulla.